Ciao, sono il dottor Assado e oggi sono in provincia d'Asti, in Piemonte, a fare il primo corso di grigliata argentina. Se siete interessati potete guardare il mio sito dottassado.it per scoprire le prossime date e le prossime location. Grazie e ciao ciao! Allora, iniziamo accendendo la carbonella perché tanto ci vorrà 20 minuti, mezz'ora prima che sia pronta la braccia. È carbonella argentina, di un mix di legni in realtà, però principalmente quebracho blanco, che è un legno che si usa, è il più comune che si usa in Argentina per le grigliate. Allora, sono un fan del dottore ormai da mesi, l'ho conosciuto in piena quarantena e così per scherzo ci siamo sentiti e abbiamo detto ma magari un giorno potremmo grigliare insieme ed eccoci qua. Allora, ho imparato sicuramente che c'è un mondo dietro la carne, dietro la griglia, e proprio una vera e propria cultura che poi cambia da stato a stato. Lui ovviamente ci ha parlato della sudamericana e ovviamente anche insomma diversi modi per grigliare meglio e far venire la carne più buona. Vi ho portato un po' di entragna, che è il pezzo del diaframma, quindi scorre tipo sotto le costole all'interno. Tutto quello che si vede su YouTube non si riesce bene a capire come lo capisci sulla griglia. Faccio un esempio: l'entragna, togliere la pellicola, dal video lui è bravissimo, la taglia subito. È difficile, è da provare. No, penso di aver implementato le mie conoscenze a riguardo. Consiglierei al 110% tutti i miei amici, infatti penso che ne parlerò a tutti perché è una cosa che non capita tutti i giorni e mi ha fatto davvero molto piacere. Ti fa davvero imparare tante cose, poi davvero è una persona molto gentile, molto alla mano. Penso che sia una persona veramente super, molto solare, simpatico e soprattutto preparatissimo sull'argomento. Penso che sia un uomo da sposare, dovete assolutamente venire. Dottore simpaticissimo, come nei video, si vede proprio, già nei video trasmette molta empatia, ti spiega tutto alla perfezione. Complimenti. Bene, abbiamo appena finito di mangiare, i ragazzi si sono divertiti, hanno imparato, anch'io mi sono divertito tanto, abbiamo mangiato tantissimo insieme, quindi se volete partecipare anche voi vi aspetto.